Podcast. Berlusconi, una storia italiana. Un podcast di Edoardo Buffoni. Gianluca Di Feo, Berlusconi e la guerra ai magistrati. Silvio Berlusconi è stato protagonista della vita pubblica italiana a partire dagli anni 70 e 80 come imprenditore, prima nell'edilizia, poi nella televisione. Dal 94 è anche protagonista della politica e delle istituzioni, dopo la creazione di Forza Italia e la vittoria alle elezioni del 1994 che lo portano a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio. Il principale avversario di Berlusconi in quella prima vittoriosa campagna elettorale è la sinistra, guidata da Achille Occhetto con il PDS, Partito Democratico della Sinistra, nato 3 anni prima dalle ceneri del Partito Comunista Italiano. Ma per la propaganda berlusconiana, Occhetto e i suoi sono ancora, in fondo, dei comunisti. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate. Dicono di essere diventate liberal-democratiche. Ma non è vero. I loro uomini sono sempre gli stessi. La loro mentalità, la loro cultura, i loro più profondi convincimenti, i loro comportamenti sono rimasti gli stessi. Non credono nel mercato, non credono nell'iniziativa privata, non credono nel profitto, non credono nell'individuo. Non credono che il mondo possa migliorare attraverso l'apporto libero di tante persone, tutte diverse l'una dall'altra. Non sono cambiati. Una volta al governo, però, Berlusconi scopre un altro nemico, la magistratura, con cui ingaggerà una battaglia senza esclusione di colpi per i successivi 30 anni. Nel 1994, dunque, Berlusconi è al governo, a Roma. A Milano, invece, va avanti il lavoro dei magistrati del pool di Mani Pulite, che da 2 anni svelano tangenti e corruzione. Decine di imprenditori sono indagati e condannati. Una delle inchieste più grandi, guidate da Francesco Saverio Borrelli, è quella sulle mazzette alla Guardia di Finanza. Un'inchiesta che arriva anche a Silvio Berlusconi, come numero uno di Fininvest. Il 22 novembre, il presidente del Consiglio viene raggiunto da un invito a comparire dalla Procura di Milano. A darne notizia è il Corriere della Sera. E a firmare lo scoop, insieme a Goffredo Buccini, è Gianluca Di Feo. Le indagini erano arrivate a livelli altissimi, quindi si trattava soltanto di cogliere il momento in cui ci sarebbe stato il salto di qualità, perché già in precedenza d'estate era stato brevemente arrestato il fratello Paolo, che faceva da capo espiatorio a tutte sin dalla fine del 92 e quindi dalla fase iniziale di Mani Pulite. Ogni tanto emergevano delle cose a carico di Fininvest, soprattutto a carico della società di costruzioni del gruppo ed il Nord, e ogni qualvolta emergevano il fratello Paolo faceva da parafulmine, si prendeva la condanna, si prendeva l'arresto. In quel momento invece i magistrati del pool milanese fecero il salto di qualità andando allo scontro diretto con Silvio Berlusconi, notificandogli quel provvedimento mentre lui stava presiedendo a Napoli un vertice delle Nazioni Unite contro la corruzione. C'era il presidente Clinton, quindi dandogli una ferita alla sua credibilità di leader internazionale, che a Berlusconi credo abbia pesato molto di più che non il problema giudiziario vero e proprio. Inizia la battaglia contro la magistratura, nelle aule di tribunale come indagato o imputato e su giornali e TV come leader politico. Il tema della giustizia non era un tema dominante nell'idea iniziale di Forza Italia. Berlusconi si presenta agli italiani promettendo un governo diverso e cavalcando in qualche maniera Mani Pulite, che aveva raso al suolo i partiti precedenti e mostrato i partiti precedenti come una sorta di verminaio di corruzione e illeciti finanziamenti. Quindi lui si presenta come un uomo nuovo e non c'è come argomento prioritario la giustizia, sono gli avvenimenti in corso e il coinvolgimento prima del fratello, poi delle sue società, poi soprattutto dal novembre 94 di Silvio Berlusconi in persona,
che provocano questo lungo duello tra lui e la magistratura, in cui credo che alla fine abbia pagato un prezzo politico, un prezzo di logoramento più che un prezzo di consenso, perché elettoralmente poi ha continuato sempre a governare molto forte. Berlusconi però, prima dei suoi guai giudiziari, aveva usato l'onda di indignazione popolare per Tangentopoli per ottenere consenso come uomo nuovo al posto della prima repubblica corrotta, tanto da volere con sé proprio i magistrati di Mani Pulite. All'epoca, quando viene formato il governo Berlusconi, il primo governo Berlusconi del 94, vengono offerte posizioni di ministro a due magistrati del pool Mani Pulite, Antonio Di Pietro e Piercamillo Davigo. Questo a testimoniare quanto non solo non fosse ostile, ma volesse in qualche modo appropriarsi dell'effetto Mani Pulite e della popolarità che l'inchiesta aveva raccolto tra gli italiani. Tra l'altro, nota curiosa, è che il contatto, l'offerta a Di Pietro e Davigo la formulò Ignazio La Russa, che era esponente del Movimento Sociale, che fece parte di quella prima coalizione, non era ancora N, ed era avvocato, era tutt'oggi avvocato che opera nel Foro di Milano. Ma per Berlusconi il Palazzo di Giustizia di Milano diventerà presto il nemico numero uno. È la procura da cui nascono molte delle inchieste che lo metteranno sotto accusa. Berlusconi ha avuto una condanna definitiva, 7 processi finiti in prescrizione, 2 reati estinti per amnistia, 11 assoluzioni, 9 archiviazioni. Sono in assoluto il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo, perché ho subito più di 2.500 udienze e ho la fortuna, avendo lavorato bene nel passato, avendo messo da parte un patrimonio importante, di avere potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione naturalmente e gli avvocati. La persecuzione naturalmente. È riuscito a sfuggire a sentenze definitive anche grazie ad alcune leggi fatte varare dal Parlamento mentre era leader della maggioranza e presidente del Consiglio. Sono le cosiddette leggi ad personam. Le leggi ad personam erano provvedimenti che di volta in volta andavano a proiettare gli effetti sui suoi procedimenti penali, e quindi andavano in qualche modo a ostacolare in qualche maniera il raggiungimento di prove. Ad esempio, a un certo punto ci fu una regola che imponeva che le rogatorie passassero dal ministero e quindi dal controllo del governo, o un'altra regola che imponeva di ripetere durante i processi le deposizioni già fatte da parte di un test di accusa. In quel modo si allungavano i tempi e si andava verso la prescrizione. Ci sono state tante di queste norme, più o meno grandi, che sono state in qualche maniera dichiarate ad personam perché ne traeva beneficio anche il premier. In realtà ne traevano beneficio tanti, però il fatto che lui stesso fosse l'imputato gli ha creato un prezzo politico molto forte. Alcuni esempi. Nel 2002 Berlusconi viene assolto in 2 processi, Oliberian 2 e Sme Ariosto, perché con un decreto il governo alleggerisce il reato di falso in bilancio. I fatti per cui Berlusconi era imputato non costituiscono più reato. Ma il processo più discusso a Milano fu il processo Mills, dal nome dell'avvocato inglese David Mills, che secondo l'accusa Berlusconi avrebbe corrotto con $600.000 per rendere falsa testimonianza e così far scagionare il cavaliere da accuse di corruzione e falso in bilancio. Il presidente del Consiglio riceve un avviso di garanzia a febbraio 2006, poco prima delle elezioni. È assurdo che mentre questa persona lavori giorno e notte in questa direzione ci siano dei funzionari, dei dipendenti, degli impiegati dello Stato pagati coi soldi dei cittadini che tramino contro il presidente del Consiglio che lavora per tutti gli italiani. È una infamità. Ed è un'infamità che si usino questi mezzi per convincere dei cittadini a scegliere un altro voto durante la campagna elettorale. Questo voglio portare a conoscenza di tutti i cittadini italiani perché riflettano sul futuro che si preparerebbe se queste forze che in combina assoluta con questi indegni magistrati
potessero prendere, oltre al potere che hanno già nei gangli principali della società, potessero prendere anche la maggioranza nel Parlamento e avessero una concentrazione di potere anche col governo del paese. Per evitare una condanna, Berlusconi mette in campo il suo potere politico e il controllo del Parlamento. Fa approvare nel 2008 una legge, il Lodo Alfano, che dichiarava la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. Il processo Mills viene interrotto. La Corte Costituzionale boccia il Lodo Alfano, ma Berlusconi ci riprova. Fa votare una nuova legge sul legittimo impedimento nell'aprile 2010, per la quale il Presidente del Consiglio non può partecipare alle udienze del processo, giustificando la sua assenza con impegni istituzionali. Anche questa legge viene poi bocciata dalla Consulta. Ma non importa. A furia di rinvii, anche grazie ad una terza legge, la ex Cirielli, che riduce i tempi di prescrizione, il risultato è ottenuto. Il processo Mills cade in prescrizione e Berlusconi è assolto. Solo nel 2013 arriverà l'unica sentenza definitiva per Berlusconi al processo Mediaset, frode fiscale e creazione di fondi neri con i diritti TV. 4 anni di reclusione, di cui 3 condonati e l'affidamento ai servizi sociali. Il paradosso anche qui qual è? Silvio Berlusconi ha avuto un'unica condanna definitiva a 4 anni di carcere. Questa condanna definitiva si è ridotta a uno solo per effetto di un indulto che fece invece il governo Prodi. Uno dei 2 governi di centrosinistra, entrambi guidati da Prodi, che si sono intervallati nella lunga stagione berlusconiana, ha fatto quel provvedimento di cui poi ha beneficiato soprattutto lui, evitando la detenzione e facendo soltanto un periodo di servizi sociali in un centro di Cesano Boscone alle porte di Milano. Sono stati tutti fattori che hanno in qualche modo influito sulla sua ultima fase politica e sulla capacità di continuare a avere un ruolo di leadership. Però il consenso elettorale è rimasto, cioè, quindi per la prima volta in una democrazia occidentale si è visto come il fattore giudiziario non andasse ad influire sulla base elettorale, cioè mentre Mani Pulite dal 92 al 94 aveva eliminato completamente dalla scena politica una classe dirigente, una classe con figure di rilievo politico istituzionale ma anche internazionale enorme, da Bettino Craxi a Giulio Andreotti, figure di grande statura, bastava un avviso di garanzia a eliminarli dal gioco politico. Poi quasi tutti, soprattutto nel processo Enimont, sono stati condannati a vario titolo. Mentre invece Silvio Berlusconi ha proseguito tra il 94 e oggi tranquillamente, passando indenne a testa alta attraverso le bufere giudiziarie. Con dei pretesti hanno attaccato me, la mia famiglia, i miei collaboratori, i miei amici e perfino i miei ospiti. Ed ora, dopo 41 processi che si sono conclusi, loro malgrado, senza alcuna condanna, si illudono di essere riusciti ad estromettermi dalla vita politica con una sentenza che è politica, che è mostruosa, ma che potrebbe non essere definitiva, come invece vuol far credere la sinistra, perché nei tempi giusti, nei tempi opportuni, mi batterò per ottenerne la revisione in Italia e in Europa. Nelle sue visite a Palazzo di Giustizia per interrogatori, per deposizioni, si capiva anche nell'atteggiamento che aveva con le persone come la sua cultura del fare non riuscisse a concepire l'incriminazione, cioè lui vedeva nelle cose che venivano contestate dei lacci secondari che ostacolavano la sua attività di imprenditore di costruzione delle cose, e in questo dava l'impressione di esserne convinto. Cioè, proprio rispetto alla cultura dello Stato di diritto, lui si poneva su un livello diverso, in cui trovava spesso il consenso delle persone, non riusciva all'epoca ad avere una classe dirigente. Questa è la grande anomalia che si crea con la Viva il Potere di Berlusconi, una cultura diversa da quella istituzionale che aveva guidato il paese e che continua a guidare le democrazie occidentali e tutt'oggi. Sono dunque passati 20 anni da quando decisi di scendere in campo. Allora dissi che lo facevo per un paese che amavo. Lo amo ancora questo paese, nonostante l'amarezza di questi anni, una grande amarezza,
E nonostante l'indignazione per quest'ultima sentenza paradossale, perché, voglio ripeterlo ancora con forza, io non ho commesso alcun reato. Io non sono colpevole di alcunché. Io sono innocente. Io sono assolutamente innocente. Berlusconi, una storia italiana, è una serie podcast di Edoardo Buffoni, con le firme delle testate Gedi. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono di Americo Fusco. Una produzione One Podcast.